Ha incantato il pubblico di Enna, Silvia Mezzanotte, con la sua magica voce e la grazia con la quale a esso si relaziona. Alle spalle la torre di Federico II e sul palco le regine della musica nazionale e internazionale. Celeberrimi brani di Mina, Mia Martini, Piaf, Callas, interpretati e riarrangiati in chiave moderna e jazz dalla Mezzanotte, che non si è risparmiata in perfetta armonia con i suoi bravi musicisti. L'ex voce di Mattia Bazar, ospite della seconda edizione del Festival Supermundi, ha riservato un posto speciale allo storico gruppo del quale ha fatto parte per 10 anni. È la prima volta che porto le mie regine ad Enna. Ero già venuta ad Enna, ma con altri spettacoli, con i Mattia Bazar in altri frangenti. Le mie regine è uno spettacolo celebrativo delle più grandi voci femminili italiane e straniere che hanno fatto parte inconsapevolmente della mia esistenza, poiché io sono stata una bambina di straordinaria timidezza ed è stato solo grazie all'esempio di queste grandi voci che sono riuscita ad affrontare il palcoscenico e a realizzare quello che era il mio sogno di bambina, che era quello di diventare realmente una cantante. Quindi poi, quando sono diventata adulta, ho deciso che volevo raccontarle a modo mio, spogliandole dai loro arrangiamenti originali, ma anche raccontando alcuni aneddoti che riguardano queste grandi donne, abbastanza inediti, che permettono di comprendere un po' meglio il mondo dello spettacolo al femminile, perché spesso si considera che le grandi regine dello spettacolo vivano di maggiordomi, luci e cotillon, mentre molte di loro hanno avuto vite di grande spessore musicale, ma vite personali complicate. E mi piace raccontare anche questo aspetto. In più c'è un po' la mia storia attraverso le canzoni. È una storia raccontata in acustico, con pianoforte e contrabbasso, insieme a due musicisti meravigliosi, Luca Cantelli e Pino De Fazio. Ed è una storia che mi permette di esprimere me stessa sotto il profilo artistico e umano. Un calendario ricchissimo di eventi. Il prossimo appuntamento è qual è lo spettacolo che ti rappresenta di più? In questo momento devo dire che sono tutti spettacoli che mi rappresentano di più, perché adesso, per esempio, il più prossimo è il 31 e sarà un tour de force, perché il 31 di luglio ho uno spettacolo meraviglioso all'alba, alle 5:30 del mattino, vicino a Campobasso, a Oratino. Poi vado a riposare qualche ora e corro in provincia di Potenza per fare il Silvia Mezzanotte Tour, che invece è una antologia proprio della mia carriera. Quindi lo spettacolo dell'alba sarà soltanto con il pianoforte e il contrabbasso, molto delicato, particolare, con una scelta di brani fatti apposta per l'alba, per svegliare con delicatezza le persone che saranno accanto a me. Lo spettacolo della sera invece prevede i pantaloni di pelle e picchiare a muso duro, perché è molto più rocchettaro e contiene tutte le canzoni dei Mattia Bazar, alcuni brani delle mie regine, altre cose che ho fatto io. Quindi è uno spettacolo, diciamo, più da piazza, più energico. Siamo a metà della programmazione. Questa sera ovviamente c'è un concerto di assoluto rilievo con Silvia Mezzanotte, ma ne seguiranno altri di una certa rilevanza. Basti citare Enrico Intra il 30 di luglio, Angelo Branduardi il 2 agosto al Piazza Leone al Castello di Lombardia. Stesso ragionamento possiamo fare tornando alla Torre con Fabrizio Bosso Spiritual Trio il 4 e il 6 Daria Biancardi in concerto. Sono espressioni musicali molto molto importanti. E poi chiudiamo in bellezza con il concerto di Roberto Vecchioni il 10 di agosto, sempre al Castello di Lombardia. Le location sono suggestive, sono belle, piacciono a tutti, compresi noi organizzatori. E devo dire che con l'Evento Olimpo abbiamo sposato questo progetto già lo scorso anno, speriamo di continuare nel tempo e di poter utilizzare sempre gli stessi luoghi federiciani che ci ricordano quando sia stata importante l'attività di Federico II di Svevia. Stupormunti non è un titolo a caso perché si lega fortemente all'attività di 10 secoli fa dell'imperatore di Svevia. Quindi continuiamo il prossimo anno, dico sì, speriamo che ci siano ancora le condizioni e che soprattutto la gente venga ai nostri spettacoli in maniera sempre più tranquilla. Il est dans toi, dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais I've got all my life to meet, and I've got
to eat, and I survived.